Le inadempienze del comune di San Vero sono tali e tante. Comuni a molte amministrazioni del sud d'Italia. A San Vero Milis non esiste un ufficio diritti animali, non esiste un regolamento benessere animali e il sito internet non dice niente sulle colonie feline e non c'è alcun modulo online per poter chiedere la poter segnalare una colonia felina. Quindi noi come associazione vogliamo fare un ragionamento che vada oltre San Vero Milis e per questo appunto qua abbiamo invitato anche gli altri amici animalisti e non solo, e per ricordare quelle che sono i doveri delle amministrazioni, quindi appunto l'istituzione dell'ufficio comunale dei diritti animali, la preparazione e l'applicazione integrale di un regolamento per il benessere e la tutela degli animali, il riconoscimento e il sostegno in concorso con l'ASL di tutte le colonie feline esistenti nel territorio per le quali venga fatta richiesta. L'inserimento nel sito internet di tutti i comuni, come già fanno migliaia di comuni in Italia, appunto di informazioni con possibilità di scaricare online il modulo per la segnalazione di una colonia felina a disposizione dei singoli gattari ai quali viene dato, rilasciato il patentino di gattari. E l'ultima cosa è il sostegno fattivo e concreto a tutte le associazioni animaliste, alle gattare e agli animalisti che anche ad Oristano si adoperano tutti i giorni, e appunto qui la ricordo perché è venuto dopo, i due sono presenti qua, Alessandra Salis e Bettina Pinna, che si adoperano tutti i giorni, diciamo, per il rispetto dei diritti degli esseri a quattro zampe.